Flavio e Frank sono innanzitutto due fratelli, successivamente diventano fotografi e iniziano a lavorare insieme nel 2006. Figli d'arte, così si dice, nel senso che nostro padre è un fotografo e si occupa insomma di fotografia da sempre e quindi abbiamo respirato fotografia fin da piccoli. Siamo molto fissati con la gente e con le persone. Questa curiosità, questa estrema curiosità verso la gente ci ha portato a sviluppare questa sensibilità verso il ritratto. Iniziamo a fotografare vari gruppi musicali partendo ovviamente dalla nostra terra d'origine, che è il Salento, fotografando come dagli Aprile Class, di Sound System, ai Negramaro e ad altri gruppi che iniziano a spopolare in ambito nazionale nella musica. Queste foto sono state, insomma, hanno girato anche grazie al web, perché è stata una componente fondamentale di questi nostri 7-8 anni ormai, insomma, di carriera insieme, e anche grazie al web hanno iniziato a girare e abbiamo iniziato a proporle a una serie di potenziali clienti, mettiamola così. La maggior parte delle persone che incontriamo e che consideriamo, insomma, parte integrante di questo gruppo, comunque tutta gente che ha avuto delle importanti esperienze fuori da qui e spesso anche all'estero, e che però ha avuto il richiamo fortissimo di questa, insomma, terra meravigliosa, che comunque ha creato il background giusto perché poi si potesse, insomma, formare questo fermento. Casa 69 on the road nasce in tour con i Negramaro, infatti il tour in quel caso era proprio Casa 69 Tour, nasce tra ottobre e novembre del 2011. Sono 30 immagini bianco e nero, volutamente sporche, tra virgolette, con un animo rock come sono i Negramaro. E anche in questo tour, in Casa 69 Tour, che però era un tour invernale, autunnale per la precisione, quindi si è svolto tutto all'interno di grossi palazzetti, insomma, italiani, e uno pensa a un palazzetto stracolmo di gente urlante, in attesa, insomma, dei Negramaro, di Giuliano e soci. E invece noi abbiamo dovuto fotografare il silenzio e comunque il palazzetto vuoto qualche ora prima dell'inferno. È la prima vera nostra mostra ufficiale, è la prima volta che mettiamo in mostra un unico lavoro, cioè un racconto unico, un vero e proprio tributo, è un gesto d'affetto, è un onorare, insomma, i Negramaro dal punto di vista della nostra amicizia ormai da qualche anno. C'era un'immagine dove i Negramaro passano attraverso un tunnel che li porta al palco, che una persona mi ha detto, cioè, io sto sentendo adesso, guardando la foto, la tensione di quel momento. E forse è stato, cioè, per me è stata una bella cosa quella che ha detto, perché siamo riusciti attraverso un'immagine a trasmettere un'emozione. Sono i momenti che all'interno di un tour sono tutti abbastanza emozionanti, anche quelli più insignificanti, che possono essere, insomma, la sveglia la mattina in una stanza d'albergo, ma si respira rock and roll comunque. E quindi speriamo solo perlomeno di aver restituito veramente l'autenticità a quegli attimi, a quei momenti.